Sì, assolutamente sì, stiamo pensando anche all'interporto perché non vogliamo trascurare nessuna delle questioni che sono, io credo, vitali per la nostra città. Quindi stiamo lavorando sull'interporto, è ancora presto per anticipare le soluzioni. Posso dire qual è la linea di massima. Abbiamo provato a vendere l'interporto per intero e non abbiamo trovato acquirenti o comunque acquirenti che volessero utilizzare il bene nella maniera che noi ritenevamo più utile e più giusta per il nostro territorio. Per cui siamo orientati sulla vendita a lotti dello stesso impianto, dello stesso terreno, perché così pensiamo di poter trovare attenzione da parte degli imprenditori locali e non locali. Faremo un passaggio in consiglio comunale perché un'eventuale destinazione diversa dei suoli dell'interporto ha bisogno di una modifica della destinazione d'uso. Posso dire che il lavoro è in stato avanzato, ma ovviamente dipende anche dai tempi della società Ofanto Sviluppo che è in liquidazione e che quindi in questo stato di liquidazione gestisce questa fase. Speriamo di poter arrivare presto a una definizione in maniera tale che finalmente quei terreni si trasformino da terreni abbandonati in stato di totale degrado, e questo è noto, in terreni che possano ospitare attività produttive. Quindi quello che posso dirvi in questo momento soltanto è che stiamo lavorando e che presto dovremo andare in consiglio comunale con la soluzione alternativa che stiamo studiando.